Buongiorno, bentrovati. Siamo con Enrico Ariotti. Buongiorno, Buongiorno Luca, benvenuto. buongiorno a tutti. Co-founder e CEO di Encore HR, quindi torna Tintoli Talk e tornano le interviste ai protagonisti dell'intelligenza artificiale generativa e non, corretto? Assolutamente, assolutamente. Allora, parleremo in questo caso, come insomma suggerisce il nome, di risorse del personale, parleremo di HR, parleremo soprattutto di selezione dei talenti. Ma prima di iniziare a chiacchierare e di scoprire che cosa sta facendo oggi Encore, la sigla. Allora, Enrico Ariotti, noi ci siamo. Io ho scritto di voi, mi ricordavi, 5 anni fa per il vostro. Era il primo aumento di capitale, sì, Era sì, corretto. il primo seed 5 anni fa, era un seed piccolino, però già Encore aveva raggiunto una buona valorizzazione perché dopo 6 mesi aveva raggiunto già 4 milioni di euro di valorizzazione, quindi dettava un po' la linea, no? Nel senso eravamo già sulla strada giusta in quel contesto. E tu avevi scritto sul sole, su Pinocchio. Allora, eravamo pre-era chatbot, cioè eravamo 5 anni fa, non c'era ancora ChatGPT, non c'era ancora l'intelligenza artificiale generativa. Là, allora, che cosa era la vostra idea e la vostra offerta? Eravamo anche pre-Covid, Luca, quel tempo, Certo, no? è Che vero, è un bravo, dettaglio, è un bravo. dettaglio, è un dettaglio piccolino che Era un però altro mondo. ha segnato un po'. E tu pensa, magari la fortuna o la visione in questo contesto, perché Encore nasce in una dinamica di organizzare tutto il processo HR, quindi di recruiting, che oggi ha una profondità incredibile, già lavorando in un processo asincrono, quindi dando la possibilità ai candidati di operare direttamente da casa loro, gestire i colloqui da casa loro, quindi rendere tutto molto molto più semplice, quello che poi è il processo di candidatura. Allora arrivavamo da un concetto che cercare lavoro è un lavoro. E quindi semplificare quella fase per noi era un primo punto molto molto importante. E il secondo tema invece era approfondire un po' quello che era il fatto dell'acquisizione di tutta una serie di informazioni che il candidato doveva dare durante quel percorso. Noi abbiamo sempre detto che il talento non era scritto all'interno del CV, il talento non è scritto nel CV. E quindi questo ti porta poi ad aggiungere, come chiamiamo noi, tanti ingredienti in quel percorso, che fanno sì e danno la possibilità al candidato, di farsi conoscere meglio in diversi aspetti. Allora, se sei d'accordo, farei partire se la regia mi aiuta, il claim di quello che insomma oggi siete, no? Rispetto alla partenza di 5 anni fa. Prego. La cerca di candidati diventa sempre più complessa? Encore HR ha tutto quello che ti serve per trovare le persone interessate a far parte della tua azienda, grazie all'automazione dei processi e all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Personalizza le tue posizioni per disegnare un percorso dedicato e attrattivo. Organizza i colloqui in base ai tuoi impegni e comunica facilmente con i candidati. Scopri le altre funzionalità di questa piattaforma, intuitiva, flessibile e in costante evoluzione. Richiedi subito una demo personalizzata. Quindi se ho capito bene, e ho capito bene, cioè qui ci stiamo muovendo all'interno di una piattaforma, di un tool, cioè voi avete un prodotto software che poi concedete com'è in licenza, com'è che funziona? Sì, è un SaaS, quindi in realtà è un software su servizio, quindi di fatto acquisti quelle che sono le licenze e puoi utilizzarlo. In realtà poi opera su due elementi, diciamo, ben precisi, lavorando proprio sul perimetro del recruiting, opera, diciamo, stand alone, quindi anche da solo, sostanzialmente per gestire quel processo, oppure normalmente nelle grandissime aziende va a potenziare quello che nel gergo HR è chiamato HCM e gestisce, diciamo, processi molto molto ampi. Proprio per la profondità del sistema di recruiting oggi, che è sempre, sempre più complesso, e poi magari ne parleremo dopo, ecco che Encore ti dà tutta una serie di possibilità di gestire completamente questa parte.
Ecco, allora, che cos'è che, qual è la parte difficile, insomma, e dove interviene l'intelligenza artificiale? Cioè, quali sono i due elementi che voi avete in un qualche modo messo sullo stesso piano, messo sul tavolo? Ma la parte difficile oggi è comprendere che un candidato di fatto è una lead. Oggi un candidato è diventato a tutti gli effetti una lead, no? E quindi il passaggio epocale in questo momento è un po' come, a me piace sempre citare un po' il marketing di 20 anni fa, no? Quando è passato marketing aziendale di prodotto e quindi a questo punto invece molto più orientato al consumatore. Oggi il tema delle HR è assolutamente centrico, umanocentrico, quindi assolutamente legato a quello che è il candidato. E questa dinamica è cambiata perché in prima battuta oggi il candidato che ti dice Luca le farò sapere e non sono le aziende come un tempo quando erano fortunati il fatto di essere notificati. E in questa dinamica ogni singolo dettaglio deve essere definito in maniera impeccabile. E cosa intendo per ogni singolo dettaglio? Beh, in prima battuta anche la comunicazione stessa nei confronti di questo candidato e di questi candidati deve essere differente. E qua già c'è un primo impatto a livello generativo. No? Siamo passati a comunicare, come dicevamo prima, le informazioni su eventuali esiti a queste persone a una comunicazione one-to-one. Guarda Luca, se vuoi lavorare per la mia azienda, ti manca questo, questo e questo. Quindi se vai a lavorare su queste skill, la prossima volta ti prenderò in considerazione. Quindi trasformare anche nel momento in cui c'è un messaggio non positivo, no? Nel momento in cui ti dico Luca non posso prenderti nella mia azienda, ma trasformare in un messaggio costruttivo. E questo l'intelligenza artificiale ci dà una mano, no? E dall'altra parte aiuta anche a muovere quello che è la comunicazione molto legata alla persona, è molto diretto. Tra di noi, tra i nostri clienti abbiamo veramente delle società molto molto importanti che molte volte gli stessi candidati sono anche clienti. E vada a sé che in quel contesto la comunicazione diventa fondamentale e non può più essere una comunicazione generica, ma è una comunicazione proprio mirata, proprio sul candidato stesso. E questo è un primissimo punto su come opera l'intelligenza artificiale generativa per la definizione, diciamo, delle comunicazioni all'interno di questo processo. Ma ancora allora, prima, dimmi Luca, vai. No, la prima domanda è come funziona nella pratica, cioè nel senso che qui siamo di fronte a un'autocertificazione, cioè io candidato autocertifico le mie skill, le inserisco nel sistema e a questo punto c'è un matching, cioè com'è che l'hai pensata? Perché come dicevi tu effettivamente sono cambiati i tempi, no? Cioè sì. Sono meno curriculum e soprattutto le nuove generazioni insomma mettono avanti loro stesse, ecco, rispetto all'etica del lavoro che c'era per esempio ai miei tempi. Sì. In questo senso, innanzitutto come vengono percepiti questi strumenti dai giovanissimi? E poi come funziona proprio nella pratica? Ma allora, in parte sul percepito è qualcosa di interessante perché dal lato loro è anche molto cristallino come processo, no? Noi arriviamo da un'epoca, Luca, che per magari lavorare su certe aziende, se non conosci nessuno, chissà come ci arrivi lì. Ecco, oggi dall'altra parte c'è un tema di trasparenza che viene dettata da questa tecnologia che assolutamente è molto 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 importante e viene percepito come un valore. In secondo luogo il tema del matching, Luca, oggi è un matching che non si basa solo esclusivamente sulle hard skill. Tu hai citato le soft skill giustamente, ma in realtà in quel percorso ci sono diversi tipi di valutazioni, diversi tipi di dinamiche che poi possono valutare poi quello che è e segnalare quello che è poi le informazioni che tu lasci durante quel percorso di candidatura. Quindi c'è sicuramente una dinamica legata a un matching tra quelli che sono i requisiti dell'annuncio e le informazioni poste all'interno del tuo CV. E anche qua c'è un salto epocale sotto questo punto di vista, perché per i programmatori questa cosa andava benissimo, no? Nel CV ho scritto PHP, nell'annuncio ho scritto PHP e c'è un matching perfetto. Però non funziona con tutti gli altri sistemi, con tutti gli altri ruoli, no? Immaginiamoci come potrebbe essere il CV di Luca
Luca Tremolada, ok, e dall'altra parte quante declinazioni all'interno del tuo CV, quante altre parole possono essere molto molto simili, che però non matchano con quelli che sono i requisiti dell'annuncio. Ecco che qui il concetto di matching di seconda generazione è qualcosa che va oltre. E un'intelligenza che riesce a comprendere le similitudini, no? E lavora non su database, ma su DB tridimensionali, dove comunque il fatto si avvicina alla parola, va per avvicinanze. Questa è un'altra evoluzione ancora. Ma qui stiamo parlando di hard skill. E le hard skill sono importanti, ma in un mondo dove la tecnologia va così veloce, è ovvio che il concetto delle soft skill diventano importanti in questo tema. E allora, puoi spiegarci cosa intendi per soft skill? Perché stanno già arrivando delle domande. Allora, sì. la distinzione tra soft e hard. Beh, hard sono assolutamente le competenze classiche che tu hai, di quello che sai fare. Soft invece sono le tue capacità, no? Quindi una capacità, il fatto di essere empatico, il fatto comunque di avere, diciamo, delle skill personali sotto questo punto di vista che hai acquisito nel tempo. Ed è differente questo tema, perché? Perché nella velocità, soprattutto nel nostro campo della tecnologia, di come si muove il tema della tecnologia, sai, ChatGPT, se andiamo a vederlo, è arrivato, diciamo, sul mercato di massa 2 anni fa, era presente qualche anno prima con qualche versione precedente, però è una skill che tu acquisisci l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo momento, no? E quindi queste qua sono dati, tra virgolette, fissi, che puoi acquisire, molto probabilmente quando io ti assumo dovrai acquisire altre skill effettivamente. Il fatto di poter lavorare magari con un team, il fatto di avere dei tratti ben specifici di quelle che sono poi la tua personalità, e queste sono le soft skill, ti permettono magari anche di lavorare in un certo team, operare in una certa posizione e così via. E quindi va da sé che quel processo di candidatura, dove una volta era devi compilarmi quintalate di campi e sono sempre gli stessi ogni volta che ti applichi, ecco che è composto da diversi ingredienti, tra cui anche eventualmente delle analisi su quelle che sono le tue soft skill. E anche qui non può essere un assessment di 3 ore, perché sennò vanifichiamo di nuovo tutto, torniamo punto a capo. Deve essere una prima parte che definisce quelli che sono i tuoi tratti. E poi in questo contesto cosa succede? Succede che il sistema, a questo punto, sulla base di quelli che sono i tuoi tratti principali, ti fa delle domande un attimino più specifiche. Ti fa delle domande più specifiche, e in questo caso, ancora una volta, l'intelligenza artificiale è in grado di interpretare quelle che sono le tue risposte, quindi proprio uno scambio verbale, quindi ti pone delle domande e tu rispondi in maniera normale, ed ecco che qui va ad analizzare poi effettivamente quanto quel tratto. Quindi, quindi se ho capito bene, il colloquio in ogni caso è gestito da un umano e dall'intelligenza artificiale insieme. Il colloquio, o c'è, diciamo, una parte che è completamente automatizzata. Puoi decidere tu. Puoi decidere tu, ogni posizione, ogni ricerca ha i propri ingredienti a seconda delle tue specifiche esigenze. Non è una cosa, oggi non c'è un processo lineare, e questo non si determina per la singola azienda, ma si determina per la singola ricerca. Io potrei ricercare dei programmatori dove magari oggi ho una grande difficoltà e non chiedergli neanche curriculum. Cioè, deve essere proprio modellato sulla base della posizione che sto cercando, quelli che sono gli ingredienti che tu deciderai di inserire. Ma ancora, anche il colloquio live, Luca, ci può essere un supporto sotto questo punto di vista. Quanto il manager di linea, o quanto poi a questo punto l'HR durante la conversazione fa emergere determinati temi, quanto questo può essere in qualche modo segnalato a livello di appunti su domande da fare. Ecco che ancora una volta l'intelligenza artificiale viene in aiuto su questo contesto. Allora, io vado subito con le domande, perché sono tante. La prima è se questo è uno strumento per gli headhunter o per il capo delle risorse del personale. Cioè, qual è, aggiungo io, la collocazione dell'headhunter in questo schema?
Ma nel senso, anche qui l'Edhunter è, diciamo, è uno dei target di ancora a livello di cliente, opera in maniera differente un Edhunter, perché un Edhunter lavora sicuramente su quello che è il suo database, e anche qua ritorniamo al punto di prima, di quanto è importante mantenere quel database, e anche a livello di comunicazione con le persone all'interno. Vedete, torniamo sempre sulla parte che il candidato è una lead, e in questo caso quel database è un CRM che deve essere continuamente elaborato, mantenuto in contatto con queste persone che si sono affidate a lui per effettivamente cercare un lavoro. Ma l'Edhunter lavora poi anche e soprattutto in modalità attiva lui sui candidati passivi. Quindi anche qua subentra tutta una serie di attività molto importanti, dove la generativa ancora gli dà un supporto nelle famose comunicazioni one-to-one che dicevamo prima, per far sì che questi candidati passivi possano essere presi in considerazione su determinate posizioni che le propone. E questo è un tipo di target. Ci sono le aziende di recruiting, ma le aziende stesse. Oggi, Luca, ci sono delle problematiche legate alla normativa GDPR della gestione del dato, che le grandi aziende diffondono curricula come se non ci fosse un domani per posta elettronica. Hanno due obblighi nei confronti del candidato: la cancellazione della norma di legge, la cancellazione nel momento in cui lui chiede diciamo la rimozione completa. E in questo contesto ecco che le piattaforme, diciamo come Encore, servono anche per orchestrare questo dialogo tra i vari attori durante il processo. Ma infatti mi chiedono che dati utilizzate, se voi fate ricerca, se siete in grado di fare ricerca sui candidati passivi, cioè se la piattaforma in qualche modo va anche a scandagliare il web, non saprei come, no? guardando quale API, per andare a individuare il candidato. Perché insomma le domande che mi stanno arrivando sono di aziende evidentemente che dicono: noi facciamo una grandissima fatica a trovare sul mercato le competenze, e molto spesso nei curriculum leggo non c'è nulla che ci interessa, però c'è una GDPR molto stringente. Riassumo un paio di domande che fa sì che per noi è una sorta di collo di bottiglia, perché da un lato non possono andare a contattare direttamente i candidati, dall'altro fanno fatica ad accedere ai dati, e dall'altro ancora insomma il curriculum non è quello lo strumento adatto per capire se il candidato è giusto per quella tale posto di lavoro. Certo, beh, allora in questo caso i candidati che sono presenti all'interno di Encore sono dei propri clienti. Encore diciamo gestisce e organizza quelle che sono le informazioni per ogni singolo cliente, no? Prima parlavamo, Encore gestisce circa 26.000 candidati al giorno, no? In pancia ne gestisce in questo momento oltre 22 milioni, e questo vi lascia immaginare a livello di dato e a livello di quanto puoi mettere in parallelo su questi modelli ulteriori modelli ottimizzati per la generativa con questi miliardi di dati. Però il dato, il candidato fisico è dell'azienda che l'ha acquisito. E qui si aprono due mondi, no? Abbiamo identificato prima, Encore non è una società che può, ma anche per questioni di privacy non lo può fare di default, il fatto di lanciare degli scraper, no? In questo caso che acquisiscano tutta una serie di informazioni, questo non è possibile farlo, però ci sono delle dinamiche che permettono l'acquisizione di questi candidati, e le dinamiche oggi non sono più solo esclusivamente le job board. Oggi la comunicazione nei confronti di questi candidati è un qualcosa che si amplia tantissimo, quindi le aziende che ricercano questi candidati non li cercano più solo ed esclusivamente su quelle che sono poi le loro career page o le classiche job board che possono essere utilizzati, anche qua Encore è assolutamente connessa a questi canali, ma in realtà questa comunicazione si amplia. I social stanno diventando sempre più elemento per acquisire questi candidati, no? E anche lì, a seconda del profilo, che sia TikTok, Instagram, Facebook, andiamo ad acquisire quelli che sono fonti di candidati e che si applicano in maniera differente a questi annunci di lavoro. E ovviamente Encore coordina questa dinamica. Poi c'è la ricerca attiva. Ecco, la ricerca attiva in questo caso è quello che fanno anche gli Edhunter, dicevamo prima.
prima e che però ancora mette a supporto in maniera tale da agevolare tutto quel lavoro che può essere fatto su LinkedIn e quant'altro. La differenza sostanziale, Luca, qual è? La differenza sostanziale è che tu nel momento in cui hai 20, 30, 40 profili molto interessanti per quella posizione, devi iniziare a scrivere uno a uno, ok? E attendere che poi qualcuno ti risponda. Ecco, chi è che ci viene con l'aiuto ancora? Ancora la generativa. Perché la generativa è in grado di guardare le informazioni, sapere certo. Cosa stai cercando, così via, e a quel punto tu ti... diciamo, operi esclusivamente su quelli che poi sono effettivamente i candidati che ti rispondono e sono motivati poi a sentire quella che è la tua offerta. E poi l'headhunter se la gioca. C'è un... mi chiedono se c'è un... questa è una domanda che ti faccio anche io. Se emerge, insomma, dall'analisi dei vostri dati, perché poi, insomma, abbiamo capito che da 4-5 anni che siete sul mercato, dei profili di candidati per professione, non so se mi spiego, cioè... qualcosa che insomma si vede anche dalle analisi sugli indici che monitorano il mercato del lavoro, no? Cioè questi professionisti che entrano in azienda lavorano benissimo evidentemente sul loro curriculum, sulle loro soft skill, entrano, stanno un anno o due e escono con chiaramente un curriculum che ha un valore più alto e quindi insomma stanno pochissimo all'interno dell'azienda. Insomma, sostanzialmente quello che risultava anche a me è che chi sta tanto nella stessa azienda oggi di fatto ha uno svantaggio competitivo, cioè che il cambiamento anche generazionale è legato al fatto che si cambia chi può, naturalmente, lavoro molto spesso lavorando tanto sulle skill e sui propri curriculum. Anche dai vostri dati, dalle vostre analisi risulta che è cambiato in qualche modo, che esiste una sorta di candidato professionista, ecco, di cercatore di talento specializzato nel suo curriculum e nella sua capacità di vendersi. Ma sai, queste informazioni, beh, ancora ne trai tantissime, oltre a questo ce ne sono tantissime altre, no? Il fatto della presenza, il fatto di quante volte ha cambiato lavoro, ci sono tutta una serie di dinamiche che però oggi, proprio per evitare il tema dei bias, gestisce internamente, non te li espone questa dinamica, perché può essere una dinamica dove tu vedi una persona che ha cambiato, non so, 8 aziende negli ultimi 5 anni e puoi dire, cavolo, guarda che esperienza ha fatto, oppure una persona che è rimasta, diciamo, negli ultimi 5 anni sempre nella stessa azienda e puoi dire, beh, è uno che si attacca alla maglia, no? Quindi poi sotto questo punto di vista dipende cosa stai cercando. Io non vedo strategie sotto questo tema, c'è quello che identifica positivo il fatto di essere rimasto attaccato a un'azienda e aver dato tutto se stesso sotto questo punto di vista, rispetto a un altro che magari ha fatto una scalata e cambia ogni due anni o anche ogni anno. Io tra l'altro avevo visto una ricerca recentemente dove le ultime generazioni che stanno entrando nel lavoro, la presenza in azienda è bassissima, no? Però qua si apre un mondo molto più ampio, perché bisogna poi identificare perché è così bassa la permanenza di questi ragazzi in azienda, perché li abbiamo messo a seguire un piccolo processo e li abbiamo tenuti lì, e quei ragazzi lì vogliono essere nutriti e quindi va per sé che cambiano lavoro, non sono, diciamo, ci sono delle dinamiche sotto molto molto importanti. Quindi rispondendo alla tua domanda, lì varia da HR, cosa cerca e cosa legge tra le righe sotto questo punto di vista, ed è un tema importante anche quello che poi emerge, il tema dei bias, e, che ben sai sotto questo punto di vista emerge nella generativa, ma emerge soprattutto nel lato umano, dove dall'altra parte c'è una tematica molto forte, dove si lavora tanto sul fatto di evitare questi bias, no? A questo proposito si parlava tanto del limite, i bias sono i pregiudizi, sono il fatto che l'intelligenza artificiale, avendo una base statistica, no, poi alla fine della fiera tende a uniformare e a non essere in grado di capire i cambiamenti. Se oggi chiediamo a un ChatGPT di una foto di un rettore, è sicuramente un maschio, perché le rettrici che invece stanno aumentando di numero, quantomeno in Italia, insomma, non sono ancora percepite, no? Il fatto che una donna possa diventare il numero uno di un'università. Ecco, questi tipi di bias, voi in che modo li affrontate?
Ma guarda, questo è un tema super caldo, perché proprio ieri su LinkedIn ho postato questo articolo, che tra l'altro ho inviato al Corriere della Sera nel weekend, l'ha anche pubblicato, quindi ero super contento di questa cosa. E il tema interessante di come Encore affronta questa dinamica, Encore opera con l'intelligenza artificiale inizialmente su due livelli, quindi il fatto di automatizzare quello che di valore non c'è nulla nel lavoro. Per assurdo, organizzare i colloqui con i candidati non c'è valore a fare quella cosa, quella va benissimo l'intelligenza artificiale. Il potenziamento, quindi il fatto di darti un po' i superpoteri sotto alcuni punti di vista, abbiamo citato prima il fatto di essere in ascolto durante un colloquio live e suggerirti magari eventuali domande da fare. Ma il terzo elemento interessante che ho scritto appunto ieri è il fatto di utilizzare l'intelligenza artificiale al contrario, ovvero nell'analisi di possibili pattern che io ho nella selezione delle mie persone. Quindi stiamo vivendo un modo dove stiamo super concentrati su quello che è l'intelligenza artificiale, i bias, cosa si è tirato su dalla rete. È ovvio che c'è quella roba lì, cioè 25 anni di internet li abbiamo messi noi lì e non possiamo farci nulla, perché poi contro bias li abbiamo visti con degli epic fail allucinanti, no? Gemini, li abbiamo raccontati, i nazisti. Quindi, di colore. Lasciamo così, ma il tema è: ma se invece lo utilizzassimo al contrario? E quindi ti dicessi: cavolo Luca, ma com'è che li prendi sempre così i tuoi colleghi giornalisti? Perché li prendi sempre in questo modo e così via? E il punto che raccontavo su LinkedIn è: ma a sto tema il nostro sesto senso ha ancora senso di esistere? È mai esistito? Cioè, andrà abolito il tema del sesto? Ah, un sesto senso. Esisterà ancora questa dinamica in questo contesto? Perché quello è il bias. E questa dinamica qua è la cosa che ho lanciato ieri e mi incuriosisce. Dalla nostra parte abbiamo visto che c'è un interesse sul fatto di avere delle notifiche su questo punto. Sempre più le aziende cercano di equilibrare, figuriamoci, uomo o donna all'interno delle organizzazioni. Poi bisogna vedere le persone si sono applicate, perché nel caso di grandi organizzazioni dove magari sono degli ingegneri molto specializzati, il 95% dei candidati sono uomini, è ovvio che in quel contesto l'analisi poi di chi scegli va ponderata anche su questo tipo di numerica. Però la dinamica è cercare di essere sempre più cristallini, conoscendo poi i propri limiti su questa cosa, e il fatto che l'intelligenza artificiale sostenga e ci in qualche modo esponga questa dinamica è qualcosa, insomma, che ci fa riflettere. Ti faccio l'ultima domanda controintuitiva: qual è invece il bias più forte che emerge nel momento in cui si incrociano le domande? La geografia, il gender, qual è il bias che in questi 5 anni hai notato? Mamma mia, sono cambiato il mondo, però insomma, che ne so, il fatto di spostarsi resta ancora un nodo, o quantomeno una domanda che si deve fare e che magari pensavi che fosse completamente superata, ma che non lo è. No, il bias secondo me è dettato molto all'età, Luca. Cioè, credo che oggi su quella parte lì ci siano veramente ancora degli elementi. Troppo vecchio in questo senso. Tra l'altro quella seniority lì serve in un mondo di giovani talenti, e serve tanto anche quella parte lì. Tant'è che la dinamica è che adesso stiamo completamente togliendo quella che è l'età del candidato. Ma pensa, si lavora verso proprio una candidatura completamente blind, dove neanche il nome viene esposto. Ci sono delle funzionalità che tu a livello di azienda decidi di abilitare questa funzionalità, e quando Luca si applica prende un nome assolutamente generico, e sono tutti generici, non sai che età hanno, non sai assolutamente. È un mondo ideale questo, dove fondamentalmente il mio curriculum deve essere espresso da quello che dico e da quello che è la mia performance, sì, la mia prestazione durante il colloquio, non da quello che sono stato o che ho certificato di essere. Beh, sarebbe veramente un mondo ideale questo, no? Quella è una direzione, Luca, ed è molto interessante questa parte futura.
Noi ringraziamo Enrico Ariotti di essere stato con noi, grazie, molto interessante. Io starei un'altra mezz'ora a parlare di bias, ma purtroppo insomma il tempo è tirano e anche i formati devono avere, non devono superare le mezz'ore, questo ci dicono gli esperti di marketing, ma secondo me è sbagliato anche questo, lo cambieremo, lo sposteremo. Grazie di essere stato con noi e a presto. Ciao Luca, grazie a tutti, buona giornata. Ciao, sigla. Enrico, molto interessante. Quando hai qualcosa da da raccontare, contattami, che noi qualche articolo scritto dai founder lo pubblichiamo, va bene? Oh, grazie Luca, grazie mille. Senti, poi girami per posta elettronica il nominativo della tua ricerca che la incontro volentieri, così. Sì, va bene. Sì, credo che la posta elettronica sia la cosa migliore. Va bene, triangolo attraverso Bloom. Ok. Grazie Luca, grazie mille. Grazie, ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao.